Una vera e propria rivoluzione industriale, deve esserci anche un cambiamento nella scuola. Un cambiamento profondo fatto di consapevolezza di che cambiamento si tratta e soprattutto di scelte concrete. L'anno scorso abbiamo investito perché le aziende ci credessero e investissero. Adesso dobbiamo investire sulla cosa che abbiamo di più prezioso, il capitale umano, l'intelligenza, la passione dei nostri ragazzi. È nata una digitalizzazione di tutto il mondo. Com'è l'Italia rispetto agli altri paesi? In realtà, rispetto per esempio alla Germania, che è partita su Industria 4.0 4 anni fa, in realtà ce la giochiamo alla pari, perché loro per impostare la macchina ci hanno messo 3 anni. Noi in un anno abbiamo presentato l'indagine conoscitiva del Parlamento, il pacchetto del governo, domani vengono presentati i risultati, entriamo nella seconda fase. Con i tedeschi questa volta ce la giochiamo alla pari. Ci saranno anche nuovi lavori, nuove figure professionali con la digitalizzazione nell'industria. In realtà quello che probabilmente faranno i nostri figli e le nostre figlie nei prossimi anni sono lavori che oggi non esistono, lavori che in parte noi dobbiamo impostare, lavori che in parte loro dovranno inventare. Quello che è sicuro è che noi dobbiamo fare in modo che i rischi che ci sono vengano diminuiti e vengano aumentate le opportunità. Per farlo c'è bisogno delle conoscenze digitali e di investire in formazione. Questa è la grande priorità. L'assessore Aprea ha detto che nei prossimi 15 anni si perderanno 3 milioni di posti di lavoro. Quanti se ne possono creare invece? Avete un'unità di misura? In realtà l'assessore ha citato uno studio Ambrosetti presentato all'inizio di settembre che dice quali sono i due estremi del problema. Da un lato 14,9% degli occupati oggi nei prossimi 15 anni rischia di perdere il lavoro. Dall'altro, per ogni posto di lavoro creato in questi settori se ne attivano altri 2, vuol dire 3 posti di lavoro anziché uno solo. È evidente che questi sono i 2 estremi, rischi e opportunità. In mezzo c'è il lavoro che dobbiamo fare tutti quanti assieme, chi è nel mondo della scuola, dell'università, della ricerca e chi è nelle istituzioni. Insieme ce la possiamo fare. Grazie. Va bene.